Passiamo alle nuove proposte. E che bello, abbiamo un'intervista telefonica con i Cuzzol. Ciao Luca, buongiorno, ciao, anzi buon pomeriggio. Ciao, allora, come sta andando? Da una domanda secca molto così. Molto bene, siamo carichissimi, ci stanno dei ritmi assurdi, non dormiamo da giorni, però siamo contenti, ci stiamo anche divertendo, oltre a lavorare poco. Beh, c'è anche da dire che avete fatto una gavetta niente male, il primo maggio a Roma, 700.000 persone, e dai, quello è un bel modo di iniziare. Assolutamente, infatti diciamo che il 2014 è stato un anno intensissimo, perché è partito da, cioè, in realtà noi siamo in giro da anni col tour che si ha proprio appunto perpetuo, nel senso che non si ferma mai. Non ha fine. Non sappiamo più neanche quando è iniziato. Beh, questa con la nostra morte. È una bella cosa. Abbiamo fatto più di 100 concerti nel 2014, primo maggio, poi abbiamo aperto dei concerti a Caparezzo, addirittura in Miami, in Florida, e poi è uscita la cosa di Sanremo ed eccoci qua. E quindi Sanremo, l'aria di Sanremo com'è? Meglio il primo maggio o meglio Sanremo? È molto diverso, perché comunque il primo maggio è, diciamo, ovviamente l'impatto dal vivo è, avendo 700.000 persone davanti che ti fomentano, è diverso magari da l'area più composta della platea dell'Ariston, ecco. Però ovviamente pensi magari ai 15 milioni di spettatori che stanno dietro gli schermi, ecco, quindi. E c'è anche da dire che poi la sovrapposizione mediatica del Festival di Sanremo, adesso vi conoscono in tanti e vi apprezzano in tanti. Sì, infatti sta avendo un boom sia la band, la pagina, sai, tutti i social, insomma stiamo avendo parecchi riscontri. Poi è uscito fra l'altro in questi giorni il nostro nuovo disco, quindi speriamo che tutto quanto porti a far crescere la cosa sempre di più. Bene, quindi allora in bocca al lupo, che dire, pronostici per la finale di Sanremo, diciamo, più che per tra le nuove proposte, tra i big, chi vi piace di più e chi vedrete meglio verso noi la vittoria? Facciamo il tifo per Alex Britti, che tra l'altro è il coproduttore del nostro disco, tra l'altro stimiamo come musicista, grandissimo chitarrista, poi ci vogliamo bene perché ci conosciamo da tantissimo tempo. Beh, questa è una cosa grande, speriamo anche che Alex, diciamo così, non sia più tra quelle a rischio, ma che vada in finale. Infatti speriamo anche noi. Speriamo bene. Allora noi intanto trasmettiamo il vostro brano. Elisa, grazie ai Cuzzo per essere stati con noi. Buona giornata e in bocca grazie al lupo ancora. Ciao. Grazie, ciao a tutti. Sanremo Live.